Trapani, presunta corruzione e legalità all'ASP, scatta il blitz ASPID della Guardia di Finanza. Mazzara rapina un anziano di notte solo in casa, viene arrestato dai carabinieri dopo la denuncia. Mazzara, ennesima denuncia, il Tribunale dei diritti del malato sul futuro dell'ospedale. Castelvetrano, il sindaco Alfano protesta contro il piano regionale di dimensionamento scolastico. Calcio, il Mazzara 46 vince ancora con sole del terzo posto, pesante sconfitta contro la Nissa per il Mazzara. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Lo avete sentito nei titoli, appalti, nomine e concorsi pilotati nella sanità trapanese, operazione questa mattina della Guardia di Finanza, 10 le persone arrestate, il servizio. Operazione della Guardia di Finanza di Trapani nella sanità trapanese. Due persone sono finite in carcere, altre 8 ai domiciliari e per 3 infine sono scattate misure interdittive. In totale sono 17 gli indagati, accusati a vario titolo di corruzione, truffa, frode nelle pubbliche forniture, falsità ideologica e materiale, rivelazione di segreti d'ufficio, favoreggiamento personale, false attestazioni di presenza in servizio. L'operazione delle fiamme gialle trapanesi, denominata ASPID, è stata coordinata dalla Procura di Trapani. Le indagini inizialmente hanno riguardato la regolarità di un bando di gara indetto dall'ASP trapanese per la fornitura di attrezzature sanitarie per fronteggiare l'emergenza Covid. L'aggiudicazione avrebbe portato esclusivo vantaggio a una SPA già contrattualmente legata all'azienda sanitaria provinciale. Sono stati rilevati anche profili di illiceità per altre procedure di affidamento di forniture per i servizi sanitari, nonché relative all'assunzione di personale dirigente e amministrativo presso l'ASP trapanese. In alcuni casi i candidati, poi risultati vincitori, avrebbero conosciuto in anticipo le domande della selezione. Un medico poi avrebbe chiesto prestazioni sessuali per il rinnovo della patente nei confronti di una donna, avrebbe gestito personalmente l'agenda delle visite intervenendo nelle procedure di pagamento da parte dei pazienti, omettendo inoltre la positività al Covid-19 con la compiacenza del responsabile di laboratorio per finire alle false attestazioni di presenza in servizio tramite abusiva timbratura del badge elettronico. E sull'operazione ASPID si registra la dichiarazione della deputata regionale dei 5 Stelle, Cristina Ciminnisi. Saranno i magistrati ad accertare le responsabilità penali dei singoli indagati, però a poco più di 10 giorni dalle condanne in appello per la precedente allarmante vicenda della sanità siciliana con l'operazione Sorella Sanità, tornano a riemergere meccanismi di clientela che speravamo fossero superati, ha dichiarato la deputata trapanese. Rapina un anziano in piena notte, un 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Mazzara. Sentiamo. È accusato di rapina. Il 25enne mazzarese arrestato dai carabinieri della locale compagnia, vittima della rapina, un 88enne. Il fatto è accaduto in piena notte nella casa dell'anziano. L'uomo, sentendo alcuni rumori, si è trovato in camera il 25enne mentre stava rovistando tra i cassetti. Il giovane, con la minaccia di un coltello da cucina, ha chiesto soldi all'anziano, che però ha reagito ed è stato aggredito dal rapinatore, che subito dopo è fuggito con 50 euro prelevati dal portafoglio della vittima. L'anziano ha quindi chiamato i carabinieri e i militari ha fornito una dettagliata descrizione dell'abbigliamento indossato dall'aggressore e anche la possibile identità del giovane, a lui familiare per l'accento e il timbro della voce. Per il 25enne l'arresto è scattato in flagranza di reato con l'accusa di rapina aggravata ed è stato accompagnato in carcere. Il GIP del Tribunale di Marsala, durante la successiva udienza di convalida, ha confermato la custodia cautelare in carcere. Termina qui TG Vallo, prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
al TG Vallo News. L'ospedale Abele Aiello, ancora una volta il Tribunale dei diritti per il malato denuncia lo stato di abbandono del nosocomio Mazzarese. Sentiamo. Il Tribunale per i diritti del malato di Mazzara interviene ancora una volta sull'ospedale Abele Aiello denunciando alcune situazioni che non vanno. Di cosa si tratta? Ahimè, siamo qui ancora a parlare dell'ospedale di Mazzara, ma qui la situazione è ancora più grave. Sta chiudendo il reparto di medicina, l'unità complessa di medicina, che è un reparto essenziale nella dinamica dell'ospedale, perché è quello che insomma, riceve quelli che vengono dal pronto soccorso e poi vengono dislocati in altri reparti. È rimasto soltanto un solo medico, perché erano due, un medico si è dimesso, l'altro momentaneamente è assente, nelle more che si faccia, che anzi si è svolto un concorso per reperire medici, e domani, proprio domani, il giorno 12 dicembre, ho avuto notizie che questi che hanno vinto il concorso nell'ASP di Trapani debbono recarsi presso l'ASP di Trapani per molto probabilmente firmare il contratto, con la speranza che alcuni, qualche unità, scelga di venire a Mazzara. Perché se ciò non fosse, e che molto probabilmente non accadrà, perché voce di corridoio però, che nessuno vuole venire a Mazzara, praticamente di fatto il reparto di medicina, l'unità complessa di medicina, rimane con un solo medico. Ciò fa capire che non è possibile. E quindi chiudendo il reparto di medicina, insomma, è come se fosse un pilastro dell'ospedale. A catena, insomma, chiuderanno anche gli altri reparti, quindi è che noi abbiamo mandato questa lettera dove diciamo che denunciamo la probabile prossima chiusura dell'ospedale Abele Aiello. Perché andando così le cose, quindi domani sarà la giornata decisiva, perché se non viene nessuno, insomma, il reparto di medicina non so che fine farà, sarà sicuramente chiuso. Io mi auguro che i mazzaresi possano prendere coscienza di questo, perché purtroppo, come sempre dico io, noi siamo fatti, purtroppo il Padre Eterno ci ha fatto tutti uguali, siamo tutti fatti di carne ed ossa, e ci sarà un momento della nostra vita che abbiamo bisogno dell'ospedale. E se non c'è l'ospedale a Mazzara, saremo costretti a vagare nei vari ospedali della provincia. Amministrative del 2024 a Mazzara, l'assessore Matteo Bomarito esprime piena soddisfazione per la ricandidatura a sindaco della città di Salvatore Quinci. Guardando indietro ai 4 anni e mezzo appena trascorsi, nonostante il Covid, credo che siamo riusciti a porre basi solide, forti e robuste sulle quali costruire quella Mazzara che tutti meritiamo e nella quale desideriamo vivere i nostri giorni migliori, scrive Bomarito. Che poi prosegue. Voglio continuare a dare il mio contributo a questo progetto con trasparenza, la stessa che mi spinge a rendere pubblica la mia scelta. Sulla ricandidatura del sindaco Quinci si registra anche la dichiarazione dell'assessore Francesco Di Liberti. A pochi mesi dall'appuntamento elettorale della primavera 2024 è il momento di intensificare il lavoro per completare il percorso amministrativo intrapreso dall'amministrazione Quinci. È innegabile e sotto gli occhi di tutti che la nostra città è cresciuta grazie all'attività straordinaria dell'amministrazione del sindaco Quinci, capace di intercettare risorse che hanno permesso alla nostra comunità e al nostro territorio un salto di qualità apprezzato dai cittadini, dai visitatori e dalle comunità limitrofe, scrive Di Liberti, che esprime pubblicamente soddisfazione per la ricandidatura di Quinci a sindaco della città. Dimensionamento scolastico regionale, protesta il sindaco di Castelvetrano Alfano, il servizio. Scompare scuola Di Matteo a Castelvetrano, protesta del sindaco. La decisione presa in conferenza regionale è in assoluta divergenza con la proposta del comitato dei sindaci della provincia di Trapani e mortifica quanto deciso dai primi cittadini.
Lo dice il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, dopo aver appreso che la conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica ha deciso che la direzione didattica, Giuseppe Di Matteo, di Castelvetrano verrà soppressa e smembrata tra i due istituti comprensivi della città. Il sindaco, in una lettera inviata agli onorevoli regionali e allo stesso assessore regionale dell'istruzione Mimmo Turano, chiarisce che tra le proposte c'era anche quella della verticalizzazione della direzione didattica in istituto comprensivo, mantenendo, comunque, il nome di Giuseppe Di Matteo. Quell'intitolazione al piccolo Di Matteo avvenuta lo scorso 22 maggio non è forma ma sostanza, ha aggiunto Alfano, ed è conferma dell'attività che la stessa scuola ha perseguito negli anni, con un percorso sociale e assistenziale di crescita culturale e di legalità sul territorio, percorso che certamente andrebbe compromesso dalla paventata perdita dell'autonomia scolastica. Nella nuova rete in provincia di Trapani si perdono un circolo didattico a Pantelleria, uno a Marsala, due a Mazzara del Vallo, due a Trapani, uno a Castelvetrano e uno ad Alcamo. Il giornalismo che non muore, le storie dei 9 giornalisti siciliani uccisi perché cercavano la verità. E questo è il tema della mostra ideata e curata dal consigliere dell'Ordine Giornalisti Sicilia Franco Nicastro ed inaugurata sabato nella sede di Assostampa Trapani. L'iniziativa è stata voluta dalla segreteria trapanese dell'Associazione Siciliana della Stampa nel locale confiscato alla mafia che oggi ospita la sezione provinciale del sindacato in via Duca d'Aosta. Edice Casa Santa. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina, ci occupiamo di sport, cominciamo dal calcio. Si è giocata nel weekend la 14ª giornata del campionato di eccellenza, vediamo risultati e classifica del girone A. Campionato di eccellenza, girone A, 14ª giornata, Atletic Club Palermo Supergiovane Castelbuono 2-0, Castellammare Folgore 1-0, Don Carlo Misilmeri Aspra 6-0, Fulgatore Accademia Trapani 2-1, Geraci Casteldaccia 5-0, Nissa Mazzara 5-0, Profavara Unitas Sciacca 1-0, Mazzara 46, Oratorio San Ciro 2-1. La classifica, Nissa in testa con 40 punti, poi Profavara 34, Mazzara 46, 33, Castellammare 22, Supergiovane Castelbuono 21, Unitas Sciacca, Athletic Club Palermo 19, Geraci 18, Oratorio San Ciro e Folgore 16, Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani 15, Casteldaccia 14, Fulgatore 9, Mazzara 8, Aspra 7. Il Mazzara 46 ha vinto in casa ieri pomeriggio per 2-1 con l'Oratorio San Ciro. Vediamo gli highlights. Locascio, una finta non a bocca, però ancora Locascio. Bello questo pallone di Locascio. E poi esce e si salva il Marineo, che ormai è una tre di attenzione. Vediamo. E salva sulla linea. Adesso è in avanti. Pallone che per poco non ne approfittavano gli attaccanti. E dare possibilità appunto di mettere a frutto, attenzione, Fuschi che però poi... Pallone in avanti, bello per Erbini che si gira. Licata in avanti per Mario Erbini, buon pallone di Mario Erbini e poi il gol! E arriva il gol di Licata. Adesso fischia al 45esimo, fischia proprio la fine delle ostilità per questo primo tempo. Ancora Licata, buon pallone ed è gol! Ed è gol, un bello scambio! Locascio ha segnato Locascio. Attenzione, ancora il pallone ed è il gol, arriva il gol per il numero 8, ha segnato
Puccio con la sua specialità, stavolta il pallone finisce sulla testa di Mario Erbini. Entra Fuschi, poi pallone per Ribaudo, Ribaudo dietro, ed è il numero 11 Zerillo che prova un tiro, ma insomma Keba. Adesso Mario Erbini per Vincenzo Russo, pallone al centro per Mario Erbini, e poi tenta la battuta Angileri. Lo stadio Nino Baccara fra Unione Sportiva Mazara 46 e Marineo, pallone ben controllato da Keba. Belardi tenta di tagliare da questa parte per Vincenzo Russo, pallone finisce però, e adesso arriva proprio il fischio finale. E vi ricordo che la partita del Mazara 46 la potrete seguire sulla nostra emittente subito dopo questo notiziario, stasera alle 21.30. Sentiamo adesso le interviste realizzate a fine partita. Che noi oggi siamo venuti qui in emergenza totale, avevamo tantissimi assenti, eravamo davvero con una rosa cortissima. Avevo chiesto ai ragazzi una partita di grande sacrificio, con un approccio comunque importante, serio, e devo dire che i ragazzi mi hanno ripagato. Per me la soddisfazione più grande è stata uscire dal campo con i complimenti, insomma, degli avversari. Quindi io credo che usciamo da questa sconfitta paradossalmente rafforzati, ancora più convinti, ancora più consapevoli e sereni per il proseguo del campionato. La conclusione migliore di questa partita che possiamo trarre è innanzitutto che abbiamo dei giovani davvero di livello, giocatori che sono pronti per la categoria e lo hanno dimostrato oggi, ripeto, al cospetto di un avversario che era certamente superiore sulla carta. Siamo stati bravi a restare in partita fino all'ultimo, a non subire in maniera eclatante e con la superiorità avversaria, e ripeto, poi alla fine il risultato chiaramente è giusto, però con un po' di fortuna, restando in partita fino all'ultimo, avremmo anche potuto portare a casa un punticino. Ho fatto a tratti, poi rischiamo sempre di pareggiare a volte anche le partite. Avevamo messo bene sul 2-0, abbiamo subito un gol del 2-1 che per me era evitabilissimo, però purtroppo le distrazioni ci portano a questo, a subire gol e a soffrire poi fino alla fine. Dobbiamo cercare di alzare un po' il tasso di cattiveria agonistica, quella che è giusta, che sta nelle regole del calcio, e dobbiamo giocare un po' con più fame, perché le gare vanno chiuse, dobbiamo trovare le nostre giocate durante queste partite. Invece noi siamo sempre un po' deficitari quando incontriamo qualche squadra che ha delle difficoltà, come oggi aveva le difficoltà l'Oratorio San Ciro, gli mancano 4 elementi di valore, quindi noi non è che ne abbiamo approfittato così tanto, anzi abbiamo sofferto, quindi va in merito anche agli avversari che ci hanno rincorso per tutta la partita, però dico che potevamo fare meglio. A noi manca una cosa che è determinante per me, manca la cattiveria agonistica che noi non abbiamo, siamo un po' troppo leziosi e forse la tiriamo solo fuori quando andiamo sotto di qualche gol, ma invece no, dobbiamo essere un po' più cattivi agonisticamente, perché sennò questo campionato non si può andare avanti, perché già da domenica in poi è tutto un altro campionato. Oggi abbiamo avuto la fortuna di incontrare l'Oratorio San Ciro, che gli mancavano 4 elementi, e siamo stati fortunati, però se le gare le affrontiamo come oggi, io gli dico ai miei calciatori, con troppa filosofia, vinceremo poco partite di quella fine. Il Mazara ieri pomeriggio ha perso 5-0 sul campo della Nissa, vediamo il servizio. Stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, 14ª giornata del girone A d'Eccellenza siciliana. La Nissa di mister Nicola Terranova, già campione d'inverno con 2 turni di anticipo e reduce dalla vittoria con la super giovane Castelbuono, ospita il Mazara, la penultima forza del raggruppamento, reduce alla sconfitta interna contro la Don Carlo Missile Mary. Passiamo grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Massimo Lo Giudice al film di questa sfida. Dopo 6 giri il lancetto e palla per Privitera, crossa perfettamente per la testa di Esposito, si deve superare Giacalone all'11esimo, la punizione di Privitera buca la barriera del Mazara, sorprende Giacalone sul suo palo, ancora una rete per Santo Privitera che porta in vantaggio la Nissa, per niente sazia. Tripoli si appoggia a destra su Rossi,
mette dentro per Esposito, terzo tempo del Pocio che esce fuori di un soffio al 25esimo, 1-2 tra Senenzino e Tripoli, l'argentino ex Adragas calcia addosso a Giacalone alla mezz'ora, monologo Nissa, campanile e viene allontanato sui piedi di Esposito che va al volo, Giacalone si accartoccia sulla sfera, minuto 36, la solita pennellata di Privitera, Giacalone impreciso, Barrera insacca il pallone del 2-0 al 40esimo, viene giù lo stadio Marco Tomaselli, Privitera per Pagano dai 18 metri, in sforbiciata Cosimo Pagano fa 3-0, si prende gli applausi della tribuna del Tomaselli, l'euro gol di giornata ha un nome e una firma, quello di Cosimo Pagano. Inizia con un doppio cambio la ripresa dentro Ruano e da loro per Barrera e Pagano al 50esimo, cross di Privitera per Esposito e offside dell'ex Ionica al 71esimo, ancora una pennellata di Privitera per la testa del Toro, Ivan Agudiak, l'ennesima frustata del panzer argentino per il 4-0 di giornata, continua a tenere il piede premuto sull'acceleratore la compagine nissena con Gueye che fa tutto da solo, premia l'inserimento di Galfano, Giacalone si deve superare sulla ribattuta, si avventa da loro che spara alle stelle, minuto 80, Pedigone serve la sfera dentro per Gueye, porta sguarnita questa volta, se lo divora l'ex Canicattì, 3 minuti più tardi punizione ribattuta, Galfano rompe la traversa della porta di Giacalone, poi la palla arriva a Pedigone che calcia alle stelle, era tutto fermo, ero per posizione di offside, minuto 86, Pedigone cerca e trova la triangolazione con Agudiak, Pedigone iscrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori per il definitivo 5-0. E ascoltiamo adesso l'allenatore gialloblu Dino Marino. Finita 5-0, ma poteva finire con un largo risultato, anzi devo ringraziare la Nissa che a un certo punto si sono pure fermate, quindi niente, lo sapevamo già venendo qui, sapevamo quel risultato che ci doveva essere in campo, perché il divario è veramente tanto, noi eravamo la Juniores, non è questo il Mazzara, togliendo Benivegna e Baiata, il resto sono tutti ragazzi della Juniores. Quindi che ci aspettavamo? Non è questa la domenica dove dobbiamo fare punti. Dalla prossima domenica in poi si fa sul serio, cercare pian piano di alzare la testa, fare punti e se ci riusciamo ad arrivare al traguardo dei play-out o della salvezza stessa. Questo poi lo vedremo in futuro. Una squadra che ha fatto 13 vittorie e un pareggio, non è che la scopriamo oggi, la Nice. Noi del nostro ci abbiamo messo pure del nostro, nel senso abbiamo regalato 3 gol. Tre gol regalati, i primi 3 gol il nostro portierino, non lo so, emozione, non lo so, qualche errore di troppo, ma vincevamo lo stesso, non è questo il problema, la Nissa avrebbe fatto gol ugualmente, però noi ci abbiamo messo quello del nostro. Pazienza, lo sapevamo, è inutile che magari qualcuno crede, chissà, o dice qualcosa, sapevamo che la vigilia del risultato era questo, non dico 5-0, ma 3-0 era quasi scontato, diciamo. Medicina una sola, che da domani in poi la società deve far arrivare 7, 8, 10 barra giocatori per poter cercare di lavorare, in questi c'è l'ultima partita e poi c'è 20 giorni di riposo e cercare di remare tutte dalla stessa parte piano piano e ricominciare un campionato del girone di ritorno in maniera dignitosa. Per il calcio a 5 in Serie B, vittoria del Mazzara Futsal contro la capolista Carini, i mazzaresi hanno vinto per 3-2. Per il volley in Serie C maschile sconfitta per l'SP Auto Mazzara sabato pomeriggio in casa contro la capolista Sciacca, gli ospiti hanno vinto per 3-0. In Serie D femminile sconfitta anche per la Vigor Mazzara ieri pomeriggio contro l'Autosistema e Palermo per 3-0. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.